ormai è uno scontro a due. Io credo che loro ormai entrino in pedana più che per scontrarsi, per far vedere veramente il valore che hanno. Chiaro, lo diciamo per creare un po' più di, no? No, un po' di attesa, di suspense. Il violino. David, che spettacolo, mi sono venuti i brividi, guarda, no, la pelle d'oca, perché che costanza, che voglia, che passione proprio che ci mette nella pedana, bellissima, e ancora una volta un esercizio di uno stile completamente differente dai due precedenti, sì. Quindi veramente l'espressione della maturità e del fatto che non è che loro possono fare solo uno stile, certo. Cioè sia lei che Sofia possono fare qualsiasi cosa. Però posso dire anche che la scelta musicale di Milena è sempre molto intensa, nel senso del thriller, del thriller, no? Sì, ma se lo può permettere, guarda che sofferenza. Sì, esatto, ti fa venire un'ansia, no? La segui veramente con grande trasporto, dal more della palla, adesso bellissima. A questa bellissima però esecuzione. Se ci pensiamo, per esempio, la seconda parte del cerchio ha uno stile completamente diverso, cioè proprio la delicatezza, la fluidità, la morbidezza, quindi è proprio capace di esprimerci tutte le sue potenzialità, tutta la sua versatilità, quindi che dire, solo che applaudire queste ginnaste. E sicuramente un grande veramente complimento alle loro allenatrici, perché gestire talenti sono talenti, ma insomma gestirle anche in un momento di ascesa, dico, insomma, non è facile. Giulietta sa cosa vuol dire, Giulietta l'ha provato, certo. Quindi sicuramente avere un'allenatrice che è stata una ginnasta di così grande livello è un grande punto a loro favore. Tra l'altro Giulietta aveva un maneggio straordinario, esatto, alle gravette, era fantastica, l'ha trasmesso tutto. E ricordiamo anche la società Fabriano, che ha vinto lo scudetto da diversi anni, è veramente il punto di riferimento principale. 32-35, quindi poi se posso dire l'esempio di costanza di Giulietta, cioè...